Oggi siamo a Malaga, in Spagna, e ho deciso di fare questo tag proprio qui. Siamo a dicembre, quanto ne abbiamo oggi? 6. 6 dicembre. Sono con la tuta, ma sono le 6 del pomeriggio, quindi ha fatto un caldo, ragazzi, che ero in costume da bagno. Il posto è meraviglioso, guarda, guarda Residence lì, camera, me ne inquadra a Milano. Fai una panoramica di qua. Visto? Poi farò la recensione di questo posto. Allora, io sono prima, una cosa, prima di cominciare, voglio salutare Irex ai fornelli, che mi aveva chiesto di salutarla, non ho mai avuto occasione di farlo. Ciao Irex, comunque oggi ti taggo, visto? Allora, voglio fare un tag che è stato ideato da Sontina, Sontina F, Caterina. Ciao Caterina, un bellissimo tag, e lei mi ha taggato. E quindi andiamo a fare sto tag particolare e vediamo di cosa si tratta. Sono le 5 domande impossibili. Infatti sono un po' impossibili. La prima domanda, la numero 1, che è, dice: siamo nell'era del turismo spaziale. Ti viene offerto un volo di andata e ritorno sulla Luna. Accetti? Ci penserei, perché a me piace star comoda, mi piace, se c'è un resort 5 stelle come questo si accetta, ma ci deve essere tutto. Per andare sulla Luna, per stare lì che tutto galleggia, perché se devo mangiare una pizza me la devo prendere così? No, sto bene nella terra. La seconda domanda, che è: hai davanti a te tre negozi, uno di abbigliamento, uno di gioielleria e uno di libreria. Puoi entrare in uno di essi e prendere 10 articoli. Quale negozio scegli? Gioielleria. Sono una gioielliera, ho fatto sempre gioielli, quindi scelgo la gioielleria perché scegliere 10 oggetti di gioielleria, sceglierei parure con diamanti, così ho anche i soldi se le rivendo, costano. Uso l'utile al dilettevole, sicuramente la gioielleria. 3. Sei single. Sei corteggiatissima da un calciatore, un politico e un illustre scienziato. Chi scegli? Allora, il politico mi fa su come delle sardine in un cartoccio, quindi no, perché poi mi fa fare tutto quello che vuole lui. No, perché con giri di parole sono bravi. L'illustre scienziato mi dà l'impressione che sia noioso. Quindi, se devo stare con uno che scienziato, noioso, no. Il calciatore, bel fisico, come le sardine lo faccio su io. Calciatore. 4. Andiamo un po' più sulla serietà. Sei il nuovo presidente del consiglio. Quale sarà il primo provvedimento di legge che proporrai? Ergastolo. Ergastolo a tutti quegli ometti che stuprano, che maltrattano i bambini. Proprio ergastolo da chiudere dentro e buttare via le chiavi, non ce n'è per, ma proprio di legge fisso, chi entra non esce più. Anzi, mando anche i parenti di quelle povere donne stuprate in carcere, che ogni tanto li vado a trovare con dei manganelli. Cattiva? Ah sì, sono cattiva, così. 5. Puoi avere un colloquio, scusate, a tu per tu con Papa Francesco. Con Papa Francesco, cosa chiedi? Allora, cosa chiedo a Papa Francesco? Chiedo, non per me, però si riferisce alla domanda numero 4, che tutti quei preti che hanno abusato di bambini e che sono ancora lì, che fanno i sacerdoti, di buttarli fuori dalla chiesa, ma anche loro, ma a calci nel sedere, ma di brutto anche. Adesso siamo al tag, a chi taggo? Taggo Azuma dottore. Ciao dottore. Irex ai fornelli che ho salutato prima. Irex, mi raccomando, fai questo tag. Il salotto di Sara. Ciao Sara. Le ricette di Mami, che a me piace tanto, Mami, ciao Mami. Debbie My Passion.
Queste sono le persone che io ho targato, ma naturalmente chi lo vuole fare è libera a tutti. Ringrazio ancora Sontina che mi ha taggata. Vi invito a mettere un like se vi è piaciuto il video, se vi è piaciuto il posto. Iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!